Artusi.it, io poco fa credevo di avere finito, ma non avevo ancora assaggiato la birra di Terre a Sud-Est, birrificio di Niscemi. Qui è con me è Marco Brullo, ci conosciamo da più di 10 anni. Più di 10 anni, sì, da quando giocavamo a fare la birra in casa. Mi ricordo che tu facevi concorsi a Palermo, portavi la birra. È passato un po' di tempo. E però nel frattempo che è successo? Ho visto che avete cambiato nome. Sì, nel frattempo da una beer firm, come eravamo prima nella guida che hai fatto qualche anno fa, ricordiamo la guida alle birre artigianali siciliane, dove eravamo una beer firm Sud-Est. Oggi abbiamo acquistato delle terre, così in modo da chiudere la filiera, e quindi produciamo da noi il grano, essendo un birrificio agricolo. Siete un birrificio agricolo? Sì, quindi abbiamo acquisito siamo diventati Terre a Sud-Est. E avete acquisito anche un altro socio? Abbiamo Gaetano. Altri due soci, prima in partenza eravamo due. E dal 2020 siamo 4 soci. Ma io sono qua perché, a parte le diverse birre che producete, io sono impazzito per una in particolare. Sei impazzito per Damarete, è la nostra New England IPA. Ah, sentore, tanto cosa c'ha di particolare? Diciamo che è nata per errore. Volevamo fare una birra, è uscito fuori un succo di frutta. Come il Gatorade, che è nato per errore. E Damarete è un'esplosione di frutta tropicale. Sentirà il naso tanta frutta, mango, passion fruit, gelsomino, frutta tropicale, a qualcuno pesca. Sente anche il basilico. Vero è. Ora però sappiamo benissimo che la nostra mente è abituata a ricordare dei profumi a seconda della nostra abitudine. Mi è passato sotto il naso in questo istante il basilico. Straordinario, profumatissimo, dice Gaetano. Grazie alla tecnica. Come mai è così profumato? Sì, New England IPA è uno stile di recente formazione. Alcuni definiscono una modern IPA. Nasce negli States una decina di anni fa. Sì, ma tu che fai per farla così profumata? Qui facciamo un triplo dry hop. Eccolo. È una luppolatura a freddo. È una tecnica che consente di dare molto aroma alla birra una volta prodotto il mosto. Al primo giorno di fermentazione, dopo alcuni giorni, continua un altro dry hopping e in seguito un'altra gettata di luppolo. E la varietà di luppoli conferisce questo profumo molto infinito, un profumo infinito. Di tropicale. L'amaro. Magari chi ci segue dovrebbe assaggiare per capire, esatto, questo profumo. L'amaro c'è. L'amaro è leggero. Non è troppo non forte. Non è invadente. C'è ed è anche alcolica, ma è ben mascherato da, esatto, da profumo. Veramente è una birra veramente azzeccata. A me piace tantissimo, a me piace questo tipo di birre. Perfetto, io arrivato a questo punto però devo chiudere veramente stavolta per cucinartusi.it con la birra di Marco Brullo, Terre a Sud-Est, io ho finito qui.